avvicina chiunque a poter cercare l'atleta, la persona famosa, non solo l'atleta, e a poter interagire con lui in modo diretto, senza filtri, quindi anche porre delle domande. Quindi io sono qui in questo momento, potete farlo a viso, più per lui, forse anche più bello, ma se io sono a casa, mi mandano un messaggio su Instagram, ci sta che lo posso anche vedere, potete anche rispondere. Però è un dialogo scritto, un dialogo parlato sicuramente viene interpretato in modo diverso. Sapete tutti che ci sono le leoni da tastiera, ogni tanto prendono di mira atleti, qualsiasi persona, politico, insomma anche dello spettatore, quindi si possa raccontare tutto quello che uno vuole, però non è così che funziona il mondo, quindi da una parte è bello perché si può far vedere tutto quello che uno fa, della vita privata, non solo, di come si raggiungono vari step, però è anche bello potersi relazionare come magari si sta facendo in questo momento. Prego. Le Olimpiadi, 2016 arrivo, a 12 km circa dall'arrivo, una curva per metà bagnata, per metà asciutta, sono entrato un po' troppo veloce, la bici è andata un po' scivolando e andando leggermente verso l'esterno c'era una bella palla di ferro a braccio, lasciando per terra una clavicola e quindi buttando via una medaglia olimpica e il sogno di poterla conquistare che per 4 anni ti risuonava in testa di poter conquistare quella medaglia olimpica. È un evento che come sapete arriva ogni 4 anni, quindi non sempre si è convocati. Io ho avuto l'onore, il piacere, il modo di essere convocato per ben 4 volte, però di queste 4 volte 2 sono andato come gregario, altre 2 per puntare di vincere, ma l'ultima non ero nelle condizioni ideali. Attività sportiva. Quando sono arrivati le vittorie medie risultati più importanti, quelli più grandi, abbiamo faticato insieme perché la popolarità è diventata sempre più grande e la privacy è iniziata a venirne meno, quindi è stato tutto difficile. Mia figlia ha adesso 9 anni,